Cara amica, caro amico, il messaggio luminoso che scaturisce dall'evento centrale della nostra fede, la Pasqua, ossia la risurrezione di Gesù, vuole riempire di gioia il nostro cuore anche quest'anno. Certo, siamo ancora alle prese con la pandemia che con i suoi invisibili tentacoli continua a seminare sofferenza, dolore e morte. Quanti ancora oggi piangono un congiunto a cui nell'ora estrema non è stato possibile far sentire il calore dell'affetto e il conforto della vicinanza? E quanti sono coloro che nell'attuale emergenza sanitaria guardano con ansia al futuro, un futuro che si prospetta incerto e che tuttavia si spera possa assicurare a tutti il lavoro e il pane quotidiano e la possibilità di realizzare un'esistenza dignitosa e serena, sia all'interno della propria famiglia, sia nel contesto delle più ampie relazioni sociali. Celebrare la Pasqua significa mantenere viva questa speranza. Significa lasciare irrompere nella nostra quotidianità il mistero luminoso della risurrezione, che ha trasformato le ferite mortali di Gesù crocifisso in feritoie di luce. Una luce che rischiara, che dà pace, che dà gioia, che dà vita. E allora, cara amica, caro amico, lasciamo che la luce del risorto lenisca le ferite della nostra umanità. Consoli i nostri cuori, forse stanchi e appesantiti dalla tristezza e dallo sconforto. Rinnovi i nostri desideri più belli e autentici. Rinvigorisca ciò che in noi è rattrappito. Rafforzi i nostri passi e li alimenti con la speranza che non delude, quella appunto che Gesù ci ha spalancato con la sua risurrezione. Sì, carissimi amici, lasciamo che il Signore risorto raggiunga e sconfigga le nostre incertezze, le nostre paure, le nostre sofferenze, con la sua presenza luminosa e vivificante. Dal risorto possiamo attingere energie sempre nuove che ci permettano ogni giorno da capo di risorgere a una vita migliore, una vita nella quale la ricerca della nostra realizzazione e della nostra felicità si fa anche dono di luce, ossia presenza solidale, capace di generare gioia e pace a chi ci sta accanto. La nostra ricerca di felicità, infatti, è autentica quando si incrocia con la ricerca di felicità dell'altro. Ed è allora che la luce della Pasqua si dispiega in tutta la sua forza. Tanti auguri a te e ai tuoi cari.